Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo video per single del segno del leone, valido dal 15 ottobre alla fine di ottobre. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti, potete guardare invece le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete conoscere i prezzi delle letture private, dell'analisi karmico, del coaching, oppure se volete informazioni sui nuovi corsi che stanno per uscire, inviatemi una mail a vocidagliangeli@gmail.com. Cominciamo subito. Qual è l'energia della persona alla quale voi siete interessati oppure che è interessata a voi? Dunque, in questo momento sembra che la persona con la quale stiate interagendo ha come energia generale la regina di bastoni rovesciata, ovvero non è proprio in forma, non è esattamente al top di se stessa. Si tratta di una persona stanca che ha subito probabilmente una delusione, qualcuno che non ha esattamente il controllo della situazione e che probabilmente si è fatta anche male, nel senso che ha veramente preso una botta o in ogni caso è andata avanti in una situazione che poi per qualche motivo si è fermata o comunque è andata male. Ed ecco, questa è la persona che ci è rimasta più male, o comunque questa è la persona che sembra averne sofferto abbastanza. Tra l'altro, qualunque cosa sia accaduta, ci sono proprio degli strascichi abbastanza forti. Cosa teme questa persona, la stella rovesciata, e cosa spera il Papa? In realtà questa persona spera in un riavvicinamento, spera in un ritorno, o perlomeno se non in un ritorno spera che qualcuno le si avvicini o gli si avvicini, perché la paura più grande è quella di non riuscire a guarire da ciò che è accaduto. C'è dietro una profonda sofferenza sicuramente. E la paura di rimanere bloccati in questa sofferenza adesso è forte, perché si tratta della paura di non riuscire mai ad avere ciò che si desidera, di non poter guardare negli occhi la persona per cui si provano dei sentimenti e quindi di rimanere incastrati in questo amore che c'è, esiste, però per qualche motivo non si riesce a concretizzare, e questo sembra portare a un'insicurezza generale, un po' su tutto. Invece quello che questa persona vuole è innanzitutto la relazione, ovvero probabilmente anche ufficializzare la relazione, formalizzarla, ma soprattutto desidera che voi vi rendiate conto dei passi che dovete fare, che siate voi anche ad avvicinarvi. O se non potete essere voi, che sia comunque la persona giusta ad avvicinarsi e finalmente a permettere a questa persona di avere ciò che desidera dalla vita, ovvero la relazione. Cosa nasconde? Abbiamo un 2 di bastoni rovesciato. E che cosa fa un 5 di denari rovesciato? Ok. Allora, nasconde un 2 di bastoni rovesciato. In realtà sta aspettando che qualcosa cambi da fuori. Sta aspettando perché si sente piuttosto impotente, si sente incapace di manipolare la realtà e di agire in modo da cambiarla. Quindi tutto ciò che può fare è aspettare che le cose davvero cambino da fuori e che qualche evento trasformi la situazione. Ma nel frattempo, nonostante il bisogno di cambiare aria, nonostante il bisogno di fare qualcosa di diverso e magari anche di allontanarsi, perché no? Perché per qualcuno di voi questa persona avrebbe realmente bisogno di allontanarsi e di prendere le distanze, però sembra che non riesca a farlo realmente. Quindi anche se potrebbe esserci un allontanamento fisico e quindi magari non vi parlate, non vi vedete o qualunque altra cosa, però non è un allontanamento interiore, perché dentro questa persona non vuole allontanarsi, vuole una riunione, vuole qualcosa di diverso, vuole un'impostazione differente. Vediamo un po' gli angeli cosa hanno da dirvi. Oh, anche per voi c'è lo stesso messaggio che c'era per il Cancro. Quindi voi del Leone, in questo mese, in questa seconda parte del mese, il consiglio dell'Arcangelo Gabriele è quello di essere consapevoli del proprio potere personale, consapevoli della vostra forza e del fatto che voi potete fare ciò che desiderate,
tutto ciò che desiderate. Certo, non potete far cambiare idea a un'altra persona, perché il vostro libero arbitrio non può interferire con il libero arbitrio degli altri, ma per quanto riguarda voi, ricordatevi del vostro potere personale, della vostra capacità di creare la realtà. E quindi ecco il consiglio è di andare verso quello che volete. E, tra l'altro, vi fa notare anche la possibilità di attirare a voi persone che possano esservi di aiuto e ovviamente ognuno di voi saprà che cosa significa questa frase, attirare persone che possano esservi di aiuto. Ad ogni modo ragazzi, per avere una lettura privata, inviate una mail a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima.